messaggio forte. A livello poi della cavità orale, della bocca, è diversa nell'uomo. Intanto non è una bocca così grande, è piccola. Non è la bocca della nonna di Biancaneve quando ci va il lupo e dice: oh nonna, che bocca grande che hai. No, la bocca l'abbiamo molto più piccola, proprio perché non è che agiamo direttamente con la bocca. E la bocca poi ha una caratteristica particolare. Ha dei denti incisivi sviluppati. Il dente canino è un dente praticamente un incisivo conico, perché non ha la stessa lunghezza degli incisivi anteriori. Non si ha la presenza del dente ferino, ma si ha la presenza dei denti premolari e molari. La parola mola vi dice qualcosa, no? Vi ricorda il mulino. E infatti anche il movimento di masticazione dell'uomo non è un movimento antero-posteriore come è nel carnivoro, che non è che può muovere molto lateralmente la mandibola, perché si romperebbero i denti ferini, perché sono affilati. Se il leone potesse muovere lateralmente la mandibola si spezzerebbero questi denti. Infatti se guardate anche il cane o il gatto quando mangia, fateci attenzione, è proprio questo movimento qui senza nessun movimento laterale, mentre il nostro invece è un movimento piccolissimo di rotazione, proprio perché ci sono le cuspidi dei denti, per esempio dei molari superiori, che corrispondono agli avvallamenti dei molari inferiori e viceversa, di modo tale che viene ben triturato tutto l'alimento, o comunque dovrebbe quando mangiamo nel modo corretto, perché la masticazione, diciamo, è molto molto importante nell'uomo rispetto, diciamo, al carnivoro. E che succede, diciamo, per essere ben triturata, per essere ben masticata, ha bisogno anche di una secrezione di molto liquido. E infatti è per questo che nell'uomo ci sono 6 ghiandole salivari maggiori e altre minori, che producono un sacco di saliva. Parotide, sotto, come si chiama? Mandibolare e sottolinguale. 3 più 3 fa 6 più altre più piccole. Una notevole secrezione di questo liquido. È un liquido che è leggermente alcalino, leggermente basico, non è acido come nei carnivori. Presenta l'isozima, che è un disinfettante, e poi soprattutto presenta la ptialina. La ptialina è un enzima che non si trova nel leone. Il leone non mangia amidi. La ptialina serve per iniziare la digestione degli amidi. Gli amidi sono delle catene di zuccheri. Lo zucchero, per essere assorbito, va ridotto, diciamo, proprio questi zuccheri semplici attraverso vari enzimi. Ed è per questo che gli antichi ci dicevano: prima digestio fit in ore. Os oris vuol dire bocca. La prima digestione venga fatta in bocca. Una volta, diciamo, che il bolo alimentare che abbiamo masticato eccetera arriva nello stomaco troviamo acido cloridrico, abbiamo un pH 2, abbiamo visto nei carnivori a pH 1, a che voi mi direte: ma da 1 a 2 cambia poco. Invece cambia molto, perché le misure del pH sono misure logaritmiche, esponenziali, quindi da pH 1 a pH 2 c'è una concentrazione che è all'incirca 70-80 volte, tanto, quindi pensiamo un po' che grossissima differenza che c'è. E anche qui chiaramente c'è la presenza di pepsina eccetera e di tutto quanto, diciamo, per la digestione. L'intestino però ha delle caratteristiche diverse, perché è lungo non 3 volte la lunghezza di tutto l'individuo, bensì 8 volte, proprio perché c'è una digestione più lenta, perché deve digerire, diciamo, soprattutto questi alimenti di origine vegetale, che hanno culturalmente sono diversi, ci vuole più tempo per scindere gli amidi rispetto al tempo che ci vuole per scindere le proteine. E occorre anche una notevole superficie d'assorbimento intestinale. Infatti la superficie d'assorbimento intestinale dell'uomo è di 700 metri quadri. È pazzesco, incredibile. Come fa a raggiungere questa superficie? Lo raggiunge perché, a parte, diciamo, che il tenue e il colon hanno già in proporzione, hanno un calibro maggiore rispetto a quelli del carnivoro, ma soprattutto sono muniti di villi, che sarebbe, diciamo, tutto una specie di superficie vellutata dell'intestino tenue, che aumenta ulteriormente, diciamo, la superficie di assorbimento. Non solo, le cellule della mucosa del tenue, a loro volta, vista al microscopio elettronico, dimostrano che sono munite di ancora villi più piccoli, che si chiamano microvilli, che però si vedono solo al microscopio elettronico, quindi diventa una superficie di assorbimento veramente grande. E questo proprio perché l'uomo è abituato a un tipo di digestione che è completamente diversa rispetto a quello dei carnivori. Questi, diciamo, in linea di massima certi dati che vi volevo dare. E comunque sia, avendo cambiato il tipo di alimentazione, essendo arrivati a un consumo pro capite annuo di carne altissimo, si creano abbastanza problemi.
Vediamoli un po' quali sono questi problemi. Ora, se c'erano lavande, magari li disegnavo uno per uno, però volendo se ne parla anche a voce. Il primo problema che abbiamo visto è l'eccesso di proteine e grassi animali. L'eccesso di proteine e grassi animali che mi dà? I grassi animali intanto hanno una caratteristica particolare, sono quasi tutti acidi grassi saturi. E nell'ambito vegetale gli acidi grassi saturi si trovano soltanto nell'olio di palma e nell'olio di cocco, che sono oli di scarsissima qualità. E i grassi saturi tendono a depositarsi nelle arterie. Se noi per esempio facciamo un'autopsia a un bambino piccolo che è morto, vediamo già delle strie lipidiche nelle arterie, proprio legato a questi acidi grassi saturi. Insieme a questi acidi grassi saturi c'è un'altra sostanza che è il colesterolo. Voi mi direte, ma il colesterolo è importante perché serve per la produzione di tanti ormoni, del cortisolo, degli ormoni genitali maschili, ormoni genitali femminili, eccetera. Certo, però il colesterolo di cui noi abbiamo bisogno ce lo produciamo da noi. Il colesterolo che prendiamo dagli alimenti è colesterolo comunque sempre in più, è in più tutto il colesterolo che prendiamo. Questo colesterolo tende poi a depositarsi su queste placche che si formano, che poi diventano fibrose, che all'inizio sono soltanto lipidiche, e che danno origine a tutte quelle patologie cardiovascolari che conosciamo, ipertensione, aterosclerosi, che poi portano infarto del miocardio, insufficienze renali, ictus cerebrali, morbo di Burger insieme poi al consumo delle sigarette, impotenza sessuale, perché poi anche questo è legato spesso a problematiche proprio legate a un normale flusso ematico negli arti, quindi la situazione è abbastanza complessa. Tra l'altro poi il colesterolo ha anche un'altra caratteristica, siccome rientra nel circolo enteroepatico, viene ovviamente assorbito a livello intestinale, poi viene risecreto a livello epatico, nelle vie e nel coleduco. Succede, diciamo, che questo colesterolo che viene poi raccolto a livello della cistifella, dove viene concentrato, quando viene concentrato oltre un certo limite, siccome non è solubile nell'acqua, precipita, mi dà origine a cristalli. Questi cristalli danno origine alla calcolosi. Calcolosi da colecisti, che poi è la stragrande maggioranza delle persone, possono portare a tumori, portano a tutti i danni legati alla colelitiasi. Se poi, diciamo, questi calcoli mi arrivano a livello dello sfintere di Oddi, cioè quello sfintere, quel punto di passaggio per il duodeno, dove vengono, diciamo, i succhi pancreatici attraverso il dotto di Virzung e la secrezione di bile che mi viene attraverso il coleduco dal fegato, questo mi dà origine poi a pancreatiti e a problemi di questo tipo qui. E quindi, diciamo, e anche poi alla lunga una stimolazione continuata mi porta anche a tumore del pancreas. Quindi, diciamo, la situazione è abbastanza complessa, abbastanza difficile proprio legata a questi grassi. Poi insieme a questi grassi ci sono anche le purine. Le purine, diciamo, sono quelle sostanze di origine del DNA che si trovano anche nei vegetali, però in piccolissime quantità, che vengono poi metabolizzate in gran parte ad acido urico. L'acido urico è quello che poi si deposita nelle articolazioni, si deposita a livello renale dalla nefropatia uratica, si deposita a livello del... perché poi, siccome anche l'acido urico non è solubile nell'acqua, mi cade, mi si cristallizza a livello dell'urina e mi dà origine poi a un nucleo di accrescimento di una nefroritiasi, cioè di calcoli delle vie urinarie. Quindi, diciamo, vediamo quanti problemi mi viene a dare soltanto questo fatto qui. Al che voi mi direte, mamma mia, chissà come faranno i carnivori con tutta la carne che mangiano. No, i carnivori non hanno questo problema, perché i carnivori hanno un enzima, tutti i carnivori, che si chiama uricasi, che trasforma l'acido urico in allantoina. L'allantoina è una sostanza, anche questa, catabolica da allontanare, però è solubile nell'acqua. Quindi non c'è assolutamente la deposizione di questi cristalli di acido urico nelle articolazioni o nei reni. E tutti i carnivori ce l'hanno. L'uomo questa enzima non ce l'ha. Ci sarà un motivo, no? O no? Che dite? Questo ci ragionate sopra. Andiamo avanti. Poi il problema grosso comunque della carne sono le proteine della carne. Le proteine della carne che sono costituite da questi amminoacidi. Gli amminoacidi poi tendono già di per sé, diciamo, ad amminarsi, cioè si scindono la parte amminica e la parte acidica. E l'acido carbossilico, tanto per dare un nome, così per qualcuno lo vuole, poi dimenticatelo se non si mette in confusione, e una parte amminica, ammoniacale, perché sono sostanze quaternarie.
per esempio, lipidi e glicidi sono ternari, cioè sono carbonio, idrogeno e ossigeno, variamente combinati tra loro. E le proteine sono costituite da questi aminoacidi, che invece sono costituiti da carbonio, idrogeno, ossigeno e azoto. Quindi diciamo, si chiamano sostanze quaternarie per questo. Le proteine sono importanti perché servono per la struttura del nostro corpo. Infatti, diciamo, gran parte si trovano nel mondo animale, mentre nel mondo vegetale in genere la struttura la di lignina, di cellulosa e di altre sostanze che sono soprattutto sostanze di tipo ternario, sono derivati di zucchero.